presente quelle persone che stanno in corte, venite avanti, ci sono i posti, venite, venite tutte le famiglie con i bambini, venite qui sul altare, cortesia, dobbiamo agire diversamente, noi bambini avanti, seguitemi, venite qua sul altare. Maurizio, vieni qua, venite qua, cortesia, sul altare, prego. Oh,
una iglesia nata, si vuole sposare, vuole fare la tua figlia, però non è Gesù, io come parlo, mi dico in realtà, ognuno fa le sue scelte, per carità, ma non stiamo a obbligare niente, stiamo semplicemente a farvi capire, se ci riusciamo, chi è Gesù Cristo. Questo è. Fino adesso abbiamo fatto un certo modo, è andato bene, non è andato bene, benissimo. Adesso dobbiamo cambiare. Vi dico subito che dalla prossima domenica vi faccio sapere che per i bambini stiamo organizzando per il primo, secondo e terzo anno una rappresentazione per Natale. Quindi vi dirò quanto tempo venire, chi può venire, le mamme può venire un po', pure voi mamme, anche se non ne hai, o dei catechisti, o degli adulti, no, dobbiamo collaborare insieme. Quindi dobbiamo togliere questo fatto, noi o Bernardo, le catechiste, no. Come si dà importanza ai figli per tante cose, specialmente per la cosa della Chiesa. E noi organizziamo la presentazione del Natale, spiegheremo ai bambini che cos'è il Natale, chi è Gesù nella loro semplicità. Questo spiegando. Poi faremo altri momenti di preghiera, altre iniziative. Voi seguite a me. La messa da domenica, certamente quella delle 11, però se non è maturo, che non sta parlando di cliente, no, siete mamme, cioè avete la vostra età, pure un po' di 11, ma la sera è 7, o sono per 6, prendo sono per 6. A me non interessa che dobbiamo fare questa che, interessa che si capisca che inizia nella famiglia l'importanza di Gesù Cristo. Non può venire a queste tre messe, io c'ero un'altra messa al cimitero della memoria. Mi sto spiegando. Se no veramente ci perdiamo. Durante la settimana c'è la messa tutte le sere. E beh, ci sta chi lavora, chi... però ci stanno tante persone che alle 7 di sera, poi la viene con le 6 a novembre, potrebbe venire a messa durante la settimana. Potrebbe andare a vedere in parrocchia se c'è qualcosa da svolgere, da fare, non di servizi perché ci se ne fanno tanto, ma di collaborazione. Dobbiamo impostare la catechesi in una maniera diversa, certamente un po' alla volta. Chi ci ha dato questa forza? Il Vangelo di oggi. Se non vendiamo qualcosa, noi siamo ricchi, non solo per i soldi, stiamo attenti, il Vangelo ci dice che siamo ricchi anche del nostro egoismo, del nostro orgoglio, e non pensiamo a nessuno. Non ci interessiamo degli altri. Perciò quel giovine se ne andò triste, perché quando uno non può perdere, non entrerà, dice Gesù, nel regno dei cieli. Se voi parlate con chiunque, per la Chiesa non c'è tempo. Per tante cose esce il tempo. C'è qualcosa che non va. Dobbiamo vedere qual è questa qualcosa. E allora perciò, quel giovine era molto attento ad ascoltare, osservare i comandamenti. Era una brava persona. Però Gesù lo legge nel cuore e gli dice no. C'è una cosa che tu non osservi, sei pieno di te, hai troppe ricchezze, pensi solo a te. Quante volte noi impostiamo la nostra vita senza Dio? E allora le cose non vanno bene. Perciò poi Pietro si preoccupò e chi entrerà nel regno dei cieli? Questo è impossibile agli uomini, ma Dio. Dobbiamo chiedere la sapienza del cuore. Qual è questa sapienza, fratelli e sorelle, cari genitori? La sapienza del cuore è dire: Signore, ma qual è la cosa più importante? Ebbene, dobbiamo lavorare perché oggi si fa dei sacrifici. La vita costa, ci vogliono i soldi. Ma è vero pure che forse stiamo lavorando tanto.
Noi abbiamo Maria, aiuto dei cristiani. Dobbiamo chiedere alla Madonna il suo aiuto perché ci aiuta a crescere e ad essere cristiani come vuole suo figlio Gesù. Questo ve lo auguro dal profondo del cuore, perché questo nuovo anno possa veramente il Signore agire nelle vostre famiglie, nella gioia dei vostri figli. E mentre lo ringraziamo tutti insieme, siamo anche qui questa mattina insieme alla famiglia che compie 25 anni di matrimonio, quindi il sacramento del matrimonio unico, fedele e indissolubile. Facciamo tante cure a questi sposi, li affidiamo alla preghiera di Gesù e della Chiesa e auguriamo a tutti gli sposi di vivere sempre il matrimonio cristiano, unico, fedele e indissolubile. È possibile tutto questo con l'aiuto di Dio, perciò stiamo qui a pregare. Vedete, le cose vanno troppo male, è vero, abbiamo troppo abbandonato Gesù, dobbiamo riscoprire Gesù Cristo, e Gesù lo scopriamo nelle piccole cose. Non ci preoccupiamo, non dobbiamo fare i trattati di teologia, no. Gesù conosce il nostro cuore, Gesù parla ai segni.